Benvenuti a TG360, l'informazione flash a cura della redazione di RTO Equesio. Oggi presenteremo in Umbria un portale che parlerà di immigrazione dei rifugiati nella nostra regione. È un progetto che è abbastanza ambizioso perché vuole continuare a raccogliere dati ed esperienze relative al sistema regionale di accoglienza dei migranti e si farà un focus specifico sulla rete di accoglienza SPRAR, il sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati politici, e su quello che invece si sta verificando proprio negli ultimi periodi, dal 2014 adesso, in merito ai flussi straordinari dei migranti giunti sul territorio. Questo progetto sarà aggiornato continuamente, fruibile attraverso smartphone, tablet, è dunque molto accessibile a tutti, non solo agli operatori del sistema ma anche a liberi cittadini che vogliono approfondire circa il tema dell'immigrazione, soprattutto per sdoganare quelle che sono le informazioni fallaci circa questo argomento e per creare un luogo di dibattito e di sensibilizzazione rispetto a... Allora, l'associazione Civilino partecipa per il secondo anno all'evento Foodiland e partecipa quest'anno anche come rappresentante e come organizzatore della parte logistica dell'evento. Quello che facciamo fare ai bambini in queste giornate sono due cose parallele. La prima è la possibilità di far usare bambini giochi di una volta. Questa cosa è stata, diciamo, dettata dal fatto che volevamo un po' distrarli da quello che è il gioco che loro usano abitualmente, che è la TV piuttosto che la PlayStation, e cercare di invogliarli e di farli capire che in realtà il gioco non è solo una cosa che noi possiamo comprare, ma una cosa che in realtà possono fare facilmente utilizzando le cose che hanno in casa oppure che trovano fuori tutti i giorni, quindi il ramoscello dell'albero piuttosto che la pallina magari utilizzata in maniera diversa. La seconda invece cosa che abbiamo pensato di fare sono dei giochi che abbiamo riorganizzato un pochino partendo dalla piattaforma multimediale di Foodiland, quindi dai giochi proprio che Foodiland propone, e facendoglieli fare in maniera diversa, quindi un gioco proprio di movimento in cui utilizziamo ovviamente quelle materie che sono presenti nel gioco multimediale, quindi la frutta, la verdura, il colore, la stagionalità, eccetera eccetera. Questo perché? Perché per noi era importante associare il movimento al gioco, nel senso che poi non è solo importante mangiare bene, ma è importante anche fare movimento. Quindi il fatto che debbano mangiare frutta e che però poi debbano anche non solo stare davanti alla televisione a giocare, ma debbano muoversi, ci sembrava importante. Quindi ecco, più o meno noi ci occupiamo di queste due cose in queste giornate per questo evento. Ok. Eleonora Granieri, docente di progettazione della collezione Dulcis Ingress delle studentesse dell'Istituto Italiano Design Perugia. Qual è stata l'ispirazione? L'ispirazione è stata l'Alta Pastisserie, perché praticamente noi in istituto crediamo che progettare e creare appunto in questo caso abbigliamento significa prendere ispirazione da tutto il mondo che ci circonda, per cui perché no all'Alta Pastisserie, dal momento che in qualche modo anche la stessa poi viene contaminata dal mondo del fashion, dell'arte, dell'architettura, lo vediamo in questi ultimi anni. Però potrete notare che le ragazze sono partite da questo punto di ispirazione, ma hanno fatto poi i propri concetti, quindi non si sono fermati a fare un copia e incolla. Non vedrete abiti torte in passerella, ma vedrete degli abiti che appunto partendo chi dai macaron, chi dalla decorazione in caramello e via dicendo, hanno poi creato dei veri e propri abiti molto belli secondo me, e quindi sono state veramente brave, perché partendo da questo punto hanno poi tirato fuori la loro creatività.
Marika Bruni, docente di modellistica dell'Istituto Italiano Design, l'ispirazione la pastisserie, 24 i modelli che le quattro stiliste hanno realizzato, come hanno lavorato? Allora, le ragazze, ispirandosi alla pasticceria, sono riuscite nella ricerca dei tessuti a dare la giusta struttura a questi abiti, perché come nella pasticceria si usano determinati ingredienti, determinate paste e colori, soprattutto per emozionare, nell'abito è la stessa identica cosa. Poi tanta passione, e hanno utilizzato dei tessuti molto particolari proprio per dare il senso della leggerezza, del rigido, e qui le ha portate anche a studiare molto quello che è la confezione, perché ogni tessuto ovviamente per rendere al meglio ha bisogno di essere trattato a dovere. Matteo Gradassi, direttore dell'Istituto Italiano Design. L'Istituto Italiano Design offre una sfilata molto particolare con dei modelli realizzati da alcune studentesse vere e proprie stiliste che danno prova del lavoro che si fa all'interno dell'istituto. Sì, come ogni anno è la finalizzazione di un triennio ricco di soddisfazioni per gli studenti, che vede il suo culmine appunto in questa sfilata che quest'anno ha come location il pieno cuore dell'Acropoli, quindi il loggiato di Piazza Italia al lato Giardini Carducci, per un motivo anche di continuità rispetto a quanto fatto lo scorso anno, nel quale abbiamo debuttato con la nostra nuova sede e la relativa sfilata nella Rocca Paolina. Quindi è nostro intento dare anche ai nostri studenti un aspetto valoriale intrinseco alla città, rendendole poi omaggio con gli scenari naturali che la nostra città offre. Con questo è tutto. TG360, l'informazione flash a cura della redazione di RTO Acquaio, torna puntuale tra un'ora.